faccio, eh? Com'è? Ripeti. Paolo, ripeti la dedica. Bravo, Paolì, manco il regalo. Non ho mai goduto tanto. Che scavativi nel niente. C'è qua, dopo la parentesi. Non ho mai goduto tanto nello scrivere un incipit a qualcosa. Bacio, dai, un bacino datevi. No, non è ancora dedica lui. Dedica. Vai che c'è la cosa piena, sbrigatevi. Te lo farò pesare? Te lo farò pesare per tutta la vita. Ti graverà sulla coscienza. Ma tante cose ti gravano la coscienza. Ed è proprio la coscienza che questo libro vuole mordere. Una coscienza troppo spesso assorbita. Vai. L'ha scritto il mio conterraneo. Tu sei di Monserrato, i tuoi conterranei saranno Cupardo e qualche barbone e Pirandello. Oh, come la confermatina. Ora finiamola con questo. Il caos non è ed esce. Cosa ci ed esce come un sasso scagliato nell'abisso o in una gola che appena tocca il fondo impera in un eco stentoreo fra le mura. Io non lo capisco già. Le mura di questa serva Italia di Dolorostello, l'Italia delle stragi e del clientelismo, l'Italia dove Dio strizza l'occhio a Cesare. Ma non ho visto che cosa si dice. Cacciandolo. Non è Paolo che legge male, legge Roma. Sinistro segretamente. Protendendogli la mano destra. Spero. Ti emozioni. E soprattutto stimoli i tuoi neuroni così martoriati dal THC. Auguri Pioli, Gero. PS? Quanto sono morto? Questa è il libro, Pomodoro. Voglio dire, edizioni di adesso. Un bacino, datevelo. Dai, un bacino. Dai, baciati sulla bocca. Dai, no, e poi ci emoziona. No, solo Totino può baciare a gente sulla bocca. Guardate questo momento eccezionale. Messo no, ci vuole una foto artistica. Hai capito? Io non lo so. Dai, un saluto pure a Roberto. Il mio momento di gloria. Dai. E fallo un saluto anche tu per il compleanno di Gigi. Sulla bocca. Sì. Anche a tutti. Detto anche la modalità di tratto, però devi beccarci sul momento, perché noi non stiamo io e Paolo Toppo a baciarci poi.